Allora, io oggi non mi vorrei rovinare la giornata. Vorrei parlare di qualcosa di positivo perché questa piazza merita tutto il meglio e dunque merita di poter guardare a quello che c'è. C'è un'Italia che ama essere aperta, un'Italia che non ha paura, un'Italia che vuole andare avanti, che dice no al rancore e quindi noi dobbiamo concentrarci su questo. Io consiglio a chi invece vive di odio di fare un esperimento. Provi un po' invece a vivere di altro, magari ci prende pure gusto, perché può anche capire che la vita è qualcosa di bello. Chi è abituato sempre a aizzare il peggio delle persone si perde molto nella vita, molto. E allora il mio invito a chi crede nella contrapposizione, nel razzismo, nell'odio, è di mettersi per un giorno nei panni di chi invece è animato da altri sentimenti e poi magari ci prenderà pure gusto, chi lo sa. Sì, può essere un invito a lui e a tutti quelli come lui che non solo sentono odio, ma anche lo alimentano quotidianamente. Ma io pure, anch'io.